Siamo alla seconda edizione di Eureka, è un progetto che porto avanti sin dall'inizio del mio mandato. Se nella prima edizione abbiamo avuto una delegazione di foggiani dell'Università di Foggia a Bruxelles, quest'anno sarà Bruxelles a venire a Foggia. Grazie a una partnership prestigiosa con Union Camere Puglia e la Camera di Commercio di Foggia e grazie al Presidente Gelsomino abbiamo collaudato questo progetto qui sul territorio. Sarà una 2 giorni per formarsi e informarsi, per informare le aziende su quelle che sono le opportunità dei fondi a gestione diretta, ricerca, innovazione, green economy, sono tante le opportunità che derivano dal prossimo settennato europeo ed è giusto poterle carpire. Queste opportunità come si incrociano adesso con il blocco dei licenziamenti e anche con alcune richieste di politiche attive sul lavoro, per il lavoro richieste dalla Lega al governo? Ma noi dobbiamo, chiaramente un conto sono i fondi a gestione diretta e un conto sono quelli a gestione indiretta. Per quelli stiamo aspettando, dopo l'approvazione da parte di Bruxelles del nostro PNRR, che l'Italia adesso delinei meglio le missioni. Questi invece sono fondi a gestione diretta che ci accaparriamo a gara con gli altri 27 paesi membri. Sono progetti di ricerca, di innovazione e sono anche progetti che danno origine a lavoro, possono dare e creare nuove opportunità. Quindi ecco perché è importante formarsi e informarsi, perché da questi progetti possono nascere nuove linee di sviluppo. C'è un limite massimo di finanziamento o anche è previsto un cofinanziamento dalla parte delle imprese? I progetti della Commissione Europea sono top down, sono bandi, sono call for proposal a cui ci si deve candidare. Ogni call for proposal ha un proprio budget, una propria materia e ci si può candidare tra l'altro anche con partnership che possono derivare con altri paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Secondo la sua esperienza, le altre province e anche il resto del sud come sfrutta queste occasioni? Il sud in generale è un po' male rispetto al nord, che invece primeggia in Commissione Europea rispetto ai bandi che possono essere sull'internazionalizzazione, sull'innovazione e sulla ricerca. Devo dire soprattutto i centri universitari però sono molto più avanti rispetto alla sperimentazione soprattutto degli Horizon sulla ricerca e sull'innovazione, per cui dobbiamo solo implementare di più, formare e informare proprio per essere protagonisti come Sud Italia e anche come capitanata in primis presso la Commissione Europea. Indossa il giubbotto, lascia il telefono, indossa il casco, rispetta il codice della strada, usa il campanello, rispetta la segnaletica, segui il tuo senso di marcia, massima attenzione agli altri mezzi. Non trasportare altre persone o animali. La bicicletta, usala in sicurezza, rispetta le regole.